4600 km percorsi, mancano più o meno 2 km all'arrivo e questo Giro d'Italia è stato una cosa bellissima. 4000 km a piedi per ricordare la compagna Marta Lazzarin morta assieme al bambino che portava in grembo. Un viaggio straordinario, quello di Christian Cappello, tornato oggi nella sua Bassano. Una grande giornata di festa al Palà Bassano B, ad attenderlo amici, parenti, conoscenti e le istituzioni. E molti hanno voluto camminare con lui per gli ultimi metri. È stato un viaggio duro a volte, piacevole in altre tappe, ed è diciamo che anche abbiamo trovato tutte le condizioni di maltempo. C'è stato pioggia, tempesta, sole, freddo, caldo, però l'abbiamo sempre affrontato con un sorriso. La finalità dell'impresa di Christian è stata sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca sulla fibrosi cistica, progetto che con la compagna aveva già ideato, interrotto drammaticamente dalla morte improvvisa di Marta a soli 34 anni. Non sono mai stato solo, abbiamo raccolto tanti fondi per la fibrosi cistica, che è la malattia genetica più diffusa in Italia. Un bambino su 2500 è affetto da questa patologia e se bisogna donare, se bisogna fare del bene, questa è, diciamo, è la patologia a cui bisogna riferirsi. Christian ha attraversato 17 regioni, raggiungendo e visitando tutti i centri ospedalieri specializzati nella cura delle persone affette da fibrosi cistica. Ora è tornato a Bassano, da dove porterà avanti il progetto. 60.000 euro sono stati donati già alla ricerca, a un istituto di ricerca che si chiama IERFC, cioè l'Istituto di Ricerca Europeo per la Ricerca per la Fibrosi Cistica. E siamo molto contenti, è stato anche pubblicato un video su Facebook, bloghidiviaggi.com, che diciamo descrive dove sono andati tutti i nostri fondi.